Buonasera a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata del Bicchiere della Staffa. Questa sera presenteremo un libro di Luigi Di Nozzo, Penso, Dunque, Suono, un piccolo saggio sul carattere musicale delle emozioni. È naturalmente con noi Luigi Di Nozzo, psichiatra e docente di fisiopatologia del sistema nervoso centrale alla Sapienza di Roma. Allora, io devo dire subito che a me questo libro, questo piccolo libro, sono 150 pagine, poco più, pare un libro straordinario. Io sono sempre abbastanza persuaso che i libri che pubblichiamo nel loro genere, dentro la loro nicchia, siano dei buoni libri o comunque dei libri più che discreti. Ma questa volta sono proprio convinto che sia un libro molto molto bello. E vi spiego anche molto rapidamente le ragioni di questo. Allora, il tema che affronta è un tema complesso, ma di grande interesse e di grandissima suggestione. Il modo in cui questo tema viene affrontato è davvero molto, molto efficace, nel senso che qualunque persona, qualunque lettore un po' attento, anche se privo di nozioni scientifiche, riesce perfettamente a seguire il discorso. Ci può essere qualche punto in cui magari una frase va riletta, perché, ripeto, l'argomento è complesso, ma il filo del discorso è sempre molto chiaro. L'argomentazione è sempre molto trasparente. A questo voglio aggiungere una cosa a cui io tengo molto, e però raramente mi capita di rallegrarmi per vederla realizzata, e cioè il libro è scritto benissimo con, direi, una certa sapienza narrativa, per cui a parti più così rigorosamente scientifiche si alternano parti appunto più narrative. La lingua è una bellissima lingua, insomma, io sono davvero molto molto contento di averlo pubblicato, sono molto contento di parlarne questa sera con l'autore, che forse non si aspettava tutti questi complimenti. D'altra parte, prima non glielo ho fatti nel timore che poi pretendesse una percentuale sulle vendite maggiore di quella che abbiamo concordato, e quindi, insomma, glielo faccio stasera a cose fatte. Allora, dicevo, il libro ha una certa complessità, dipana un discorso piuttosto complesso, in maniera molto trasparente. E parte da un'affermazione che mi sono scritto, perché è un'affermazione importante, no? E vorrei partire con il nostro dialogo di qui. Allora, la percezione è un atto creativo. O ancora, la percezione non è lettura, è narrazione. Allora, beh, insomma, mi sembra un'affermazione forte per noi persone normali che siamo convinti che attraverso le impressioni dei sensi ci arrivi una, come posso dire, una descrizione piuttosto esatta del mondo. Bene, allora intanto buonasera, grazie mille, grazie di tutti questi complimenti. Io non solo non mi aspettavo i complimenti, non mi aspettavo neanche di essere pubblicato, quindi diciamo che insomma le aspettative forse le devo un attimo risistemare. Comunque, come va risistemata l'idea che tutti quanti abbiamo, che avevamo, che avevo, scusate, anch'io, della percezione sensoriale, che è quello appunto che diceva Ezio Quarantelli, cioè che diceva Ezio, ma che ho scritto io nel libro. E cioè che la percezione appunto è un atto creativo. Io per cercare di entrare un po' in questo argomento, in realtà farei un passo ancora più indietro e andrei alla copertina del libro, perché sulla copertina del libro, ve lo faccio rivedere, c'è una nota musicale. Giustamente uno potrebbe chiedersi cosa c'entra la nota musicale col fatto che la percezione è un atto creativo. Beh, in realtà la percezione è un atto creativo, è la risposta, è l'unico punto di vista attraverso cui noi possiamo capire com'è possibile che se io suono al pianoforte questa cosa qui, che è una nota musicale, un la, noi sentiamo effettivamente un suono unico e non l'insieme di tutte le frequenze, di tutte le oscillazioni che da questo pianoforte escono e arrivano al nostro orecchio.
Che significa quello che sto dicendo? Significa che le note musicali lo sanno tutti, insomma, sono dei suoni, si chiamano suoni complessi, e il suono è un'onda meccanica, cioè qualcosa che nasce dalla vibrazione di un corpo. Nel caso del pianoforte, la corda che viene percossa dal martello, questa vibrazione poi si trasmette alla cassa armonica, quindi viene amplificata, alle molecole d'aria che vibrano, e queste molecole d'aria che vibrano veicolano appunto questa oscillazione fino al nostro orecchio. Il punto però è che, mentre il tono di linea libera di un telefono, il diapason, io ho anche un diapason qua, ma tanto non si sente, quindi inutile che ve lo faccio sentire, ma insomma avete ben presente il suono che sentite nel telefono quando squilla, ecco, quelli sono suoni puri, significa che quel suono lì è costituito da una singola oscillazione. Se la mettessimo su un grafico, in funzione del tempo, noi vedremmo un andamento ondulante, un'onda singola, che oscilla, si muove sempre allo stesso modo e sempre alla stessa identica frequenza, una sola frequenza. Tanto è vero che, siccome alla frequenza corrisponde l'altezza di un suono, quindi il nome di una nota, quando noi sentiamo il tono di linea libera, giustamente, sentiamo un suono unico. Nel caso del diapason, per esempio, oscillazione pura a 440 Hz, quella frequenza lì corrisponde a un La, almeno un La nel nostro mondo occidentale oggi, insomma, con l'accordatura degli strumenti di oggi. Il problema però è che la nota musicale non è costituita da una singola oscillazione. Quella che vedete sulla copertina del libro, la nota musicale, se voi la riportaste su un grafico in cui in funzione del tempo si misurano le oscillazioni che dicevamo prima, non troveremmo una singola oscillazione, ma un insieme di tantissime oscillazioni, cioè un'onda complessa che è il risultato della somma di tante onde semplici, quindi di tante frequenze che oscillano contemporaneamente. Di queste frequenze non tutte contribuiscono in maniera uguale a generare l'onda complessa, ce ne sono alcune più importanti, che sono quelle più gravi, più basse, più profonde, che influenzano l'andamento di quelle a frequenza più alta. Tutto questo sta all'interno di quest'onda complessa che è costituita dalla nota musicale. Il punto è, ma se le oscillazioni sono così tante, perché noi non sentiamo tanti suoni quando ascoltiamo una nota musicale? Il nostro orecchio è invaso di centinaia di oscillazioni, ma noi sentiamo un suono unico, noi soprattutto riusciamo a dare un nome univoco alla nota musicale, il La. La stessa cosa che facciamo quando ascoltiamo il diapason, ma nel caso del diapason l'oscillazione era una sola. È ovvio che io ne sento una e dico, ah, sta suonando un La. Ma se io suono al pianoforte questo, beh, questa non è una sola oscillazione, sono tantissime, ma il suono che noi sentiamo è univoco. Detta in altri termini, quello che succede fuori di me non è la stessa cosa di quello che io sento. Io vengo invaso da centinaia di oscillazioni meccaniche, quello che io decido di sentire è una nota musicale. Dico, ah, è una nota, si chiama La. Gli ho dato un nome. Ecco, questa spiegazione bellissima è tutto sommato abbastanza tranquillizzante, no? Però tu a un certo punto dici, la percezione della realtà è il frutto di un calcolo statistico. Sì. Quindi, qui siamo di fronte ad un'affermazione abbastanza inquietante per il rapporto a quelle che sono le nostre tradizionali e molto ingenue sicurezze. Beh, il discorso qui è che bisogna partire per spiegare questa affermazione. Beh, tanto da quello che abbiamo detto, cioè se io ho dato il nome a una cosa che però non esiste fuori di me, perché la nota esiste nella mia testa, fuori ci sono centinaia di oscillazioni, quindi da qualche parte questo contenuto deve nascere e questo contenuto percettivo nasce nella mia testa, non fuori. Quindi questo è un punto. Il che significa automaticamente che noi quando percepiamo non percepiamo la realtà per quello che è, perché quello che è sta fuori di noi e noi non lo sappiamo. Noi percepiamo quello che crediamo avvenga. In questo senso, quindi, lo dico adesso, poi lo spiego, la percezione è il risultato di un calcolo probabilistico. Bisogna partire da un concetto abbastanza scontato che però uno non si aspetta di sentire parlando di percezione sensoriale. E cioè il fatto che quello che garantisce, proprio alla base,
l'esistenza di un organismo vivente, la nostra esistenza, è che questo organismo, noi, siamo separati dall'ambiente esterno. Esiste un confine tra noi e il mondo esterno. Questo confine ci permette di mantenere un nostro equilibrio interno che non deve essere direttamente influenzato dall'ambiente. Perché se questo succedesse, se noi quindi scambiassimo i nostri costituenti interni continuamente con l'ambiente, finiremmo per perderli. Finiremmo quindi per disgregarci. Se si disgregasse il confine fra noi e l'esterno, ci disgregheremmo anche noi. Cioè l'organismo non esisterebbe più. Questo sia a livello cellulare, una singola cellula che ha la sua membrana che la separa dall'ambiente esterno, sia a livello macroscopico dell'organismo. Il punto però è che questo isolamento che ci permette la sopravvivenza fra noi e il mondo esterno non può essere un isolamento assoluto. Perché questo? Perché se noi non avessimo alcuna informazione dell'ambiente esterno, di quello che ci succede intorno, noi non potremmo scegliere l'ambiente dove vivere, cioè non potremmo scegliere il migliore ambiente possibile che ci garantisce la sopravvivenza. Quindi noi qualcosa dall'esterno dobbiamo riceverlo, ma non possiamo ricevere direttamente l'esterno, perché se lo facessimo saremmo di nuovo in diretta comunicazione con l'esterno e quindi ci metteremo a rischio, perché metteremo a rischio il nostro equilibrio, non esisterebbe più un'identità, saremmo un tutt'uno con il mondo esterno e quindi ci disgregheremmo, appunto. Che cosa riceviamo allora dall'ambiente esterno? Cioè questa comunicazione fra noi e fuori, da che cosa è mediata? Il confine fra noi e l'esterno non è appunto assoluto, ci sono delle interfacce e queste interfacce intuitivamente sono i canali sensoriali. L'udito, la vista, l'olfatto, il tatto sono l'interfaccia fra l'ambiente esterno e il nostro cervello, perché poi tutte le percezioni raggiungono il sistema nervoso centrale, ovviamente. Quali informazioni viaggiano lungo i canali sensoriali? Viaggiano le informazioni sensoriali, che non sono la realtà esterna, sono soltanto la conseguenza sensoriale che noi possiamo percepire di ciò che succede al di fuori di noi, ma che noi non possiamo conoscere, a meno di unirci all'ambiente esterno e quindi disgregarci. Questo significa che la percezione cosa diventa? Diventa un ricevere uno stimolo sensoriale dall'esterno e su quel materiale, che è l'unico che viene veramente da fuori, noi dobbiamo attivamente costruire la causa ambientale che quella conseguenza ha generato, senza conoscerla direttamente però. Quindi noi a partire dalla conseguenza sensoriale ricostruiamo la causa, a partire da centinaia di oscillazioni che arrivano all'orecchio ricostruiamo la nota musicale. Questa cosa qui è un atto creativo. Noi lo stiamo inventando che c'è fuori di noi la nota musicale. Detto meglio, lo stiamo approssimando. Stiamo compiendo, cioè, un calcolo probabilistico. La cosa che io ritengo più probabile che sia a generare le centinaia di oscillazioni che raggiungono il mio orecchio è una sola nota, il La. C'è un'altra frase che mi ha colpito, sì, quando dici: percepiamo non per conoscere, ma per non farci sorprendere. No, quindi noi non conosciamo il mondo, non possiamo conoscere il mondo, possiamo imparare a stare al mondo. È così? È più o meno così. Il discorso che si fa è esattamente quello successivo a quello che ho appena detto. Cioè, se è così, se è vero che noi non percepiamo per conoscere, ma allora per quale motivo percepiamo? E a che serve la percezione sensoriale? Beh, l'abbiamo in realtà detto all'inizio, percepire a noi serve per sopravvivere, perché ci serve per garantirci di vivere all'interno di un mondo che possa, di un ambiente che possa permetterci la sopravvivenza. Quindi questo è il significato della percezione. Che cosa mi avevi chiesto, Ezio? Scusami. Qual è no, la... dicevo, quindi di fatto noi non conosciamo il mondo, ma impariamo a stare al mondo, impariamo a muoverci nel mondo, a interagire con il mondo. E soprattutto, siccome lo scopo della percezione non è la conoscenza diretta della realtà, perché noi la conoscenza diretta della realtà non ce la possiamo permettere. Questo è il discorso. Non ce la possiamo permettere perché se noi ci unissimo al mondo esterno, ancora una volta, ci disgregheremmo, perderemmo la nostra identità, moriremmo. Per garantirci la sopravvivenza, noi non possiamo conoscere, ma dobbiamo percepire. Dobbiamo percepire un'approssimazione della realtà. Diciamo che costruiamo nella nostra testa il miglior compromesso, ecco, diciamola così, fra
l'aspettativa, quello che noi ci aspettiamo che succeda nel mondo e quello che effettivamente raggiunge i nostri canali sensoriali. È evidente che questo discorso ha delle ricadute anche filosofiche molto, molto grosse, molto importanti, ma le lasciamo da parte perché mi interessa sviluppare di più il discorso che ci porta poi anche alla musica. Il ruolo del ritmo, ecco, che ho trovato anche un passaggio davvero molto affascinante del tuo libro. Il ruolo del ritmo. Allora, il discorso è questo. Lungo i canali percettivi, se è vero quello che stiamo dicendo, viaggiano informazioni che percorrono questi canali percettivi. Io per canale percettivo intendo tutto ciò che unisce il cervello alla periferia. Nel caso dell'orecchio, per esempio, orecchio interno che riceve le oscillazioni, tutta la via uditiva fino alle strutture classicamente considerate strutture superiori, che sono quelle che teoricamente integrano tra di loro i messaggi e ci fanno percepire la realtà. Questa è la visione tradizionale della percezione sensoriale, no? L'idea che il cervello sia un sensore della realtà esterna. Sta qui passivamente, riceve lo stimolo, riceve le centinaia di oscillazioni, lo integra insieme ad altri stimoli sensoriali. Nel caso della nota di pianoforte, per esempio, io lo stimolo uditivo lo integro con quello visivo. Vedo che c'è il pianoforte, da lì nasce la nota, quindi mi rendo conto che quel suono proviene da là. So che cos'è una nota, quindi integro quella percezione anche con la mia conoscenza a priori, che ho imparato in un altro momento a riconoscere le note, e quindi so, finalmente riesco a percepire la nota musicale. In questo sistema, che è il sistema che poi si insegna tradizionalmente nelle università, in questo sistema, l'unica via possibile di trasferimento delle informazioni dalla periferia verso il centro, quindi dall'esterno verso la mia coscienza, è da fuori verso l'interno. Voglio dire, se io sono una sonda della realtà e devo ricevere gli stimoli dall'esterno, integrarli e capirli, a me basta semplicemente ricevere gli stimoli. Non ha alcun senso che lungo questa via percettiva ci siano dei segnali discendenti, quindi dal centro, dalla mia coscienza, scendono, si spostano verso, si trasmettono verso la periferia del sistema percettivo. Che senso hanno questi? Perché c'è questo doppio passaggio di stimoli verso la periferia e dalla periferia verso il centro? Beh, perché la percezione non è quello che abbiamo detto prima. La percezione, non è registrare la realtà esterna, la percezione è creare un contenuto percettivo a partire dalle conseguenze di cause ambientali che noi non possiamo conoscere. Detto breve, tutto ciò che risale alla via percettiva è qualcosa che viene dall'esterno, ma quello che scende sono le mie aspettative, le aspettative che il cervello si fa nei confronti della realtà, come il cervello crede che funzioni il mondo e quello che crede, quello che si aspetta di percepire. Quello che emerge è il contenuto percettivo, che è il miglior compromesso tra la mia aspettativa e quello che risale. Si generano così due segnali sostanzialmente, uno di aspettativa che viaggia verso la periferia e uno di errore che corregge via via le aspettative mano a mano che io percepisco il mondo. Così io correggo il mio modello e lo adatto sempre di più alla realtà. Che c'entra il ritmo? Beh, il ritmo c'entra perché quello che scende, cioè la mia aspettativa, ha un andamento ritmico. Se noi registriamo con l'elettroencefalogramma, che è quel sistema ampiamente conosciuto, insomma, anche a chi non si occupa di medicina, per cui si mettono degli elettrodi sulla testa, si registra l'andamento elettrico del cervello e si mette su carta, insomma, si vede l'andamento in funzione del tempo. Noi troviamo alcune oscillazioni ad alcune frequenze. All'interno di queste frequenze c'è scritto il messaggio che il cervello si aspetta di ricevere dalla realtà. Questo messaggio, essendo scritto in un'onda, ha intuitivamente un andamento ritmico che dipende dal tempo. Faccio un esempio che faccio nel libro. Poi, ovviamente, questo è un argomento estremamente complesso, quindi spiegarlo così velocemente è difficile. Spero di essere il più chiaro possibile. L'esempio che faccio riguarda una cosa che mi succedeva da piccolo, però non mi è mai passata in realtà. E cioè che quando si è in macchina, quando io ero in macchina e ascoltavo la musica, o anche banalmente, proprio per farla molto semplice, il ticchettio delle frecce, degli indicatori di direzione, mi concentravo su quelli e guardavo fuori dal finestrino e io riuscivo a far muovere le persone allo stesso ritmo delle frecce o della musica che ascoltavo.
Poi penso che questo sia successo, se ci fate caso, succede anche a voi, fateci caso, insomma. Questo significa che io mi sto, la faccio molto breve, sincronizzando sul ritmo di quello che ascolto e in base a quel ritmo piego la percezione della realtà. Perché ci riesco? Perché se è vero che l'aspettativa sulla realtà ha un andamento ritmico e quel famoso segnale discendente che dal centro va verso la periferia, se io mi sincronizzo, faccio muovere quel segnale al ritmo con gli indicatori di direzione, con la musica che sto ascoltando, tutta la realtà, chiamiamola così, esterna, viene piegata alle mie aspettative e quindi assume quel ritmo. Quindi in questo senso la percezione del tempo in realtà non esiste al di fuori di me. È lo stesso motivo per cui quando ci si annoia il tempo scorre più lentamente, ma lo fa davvero, non è una sensazione. Cioè è una sensazione, ma noi conosciamo solo quelle. Questo è il discorso. Ci sono dire che ho fatto quando ero ragazzino la stessa esperienza con il rumore del treno, no? Il treno che corre e che ha una sua ritmica, e esattamente mi succedeva la stessa cosa. Ecco, dal ritmo passiamo al movimento, perché il movimento sembra di nuovo qualcosa che è limitato a momenti, ad aspetti molto definiti della nostra vita, ma in realtà svolge un ruolo molto più importante. Allora, io farei una polemica su questo, scientifica ovviamente, che riguarda una cosa che forse molti hanno sentito nominare, che sono i neuroni specchio. Cioè questa grandissima scoperta italiana del fatto che, ve la faccio molto breve, durante degli esperimenti con i primati, quindi con le scimmie, si registravano le scariche elettriche all'interno della corteccia motoria e premotoria, che sono teoricamente le aree che governano direttamente i muscoli, quindi che fanno muovere gli arti e il corpo alla scimmia, si registrava l'andamento elettrico di queste aree mentre la scimmia faceva dei movimenti. E ovviamente è chiaro che queste cortecce che controllano, la corteccia è la parte più esterna del cervello, quella più evoluta, insomma, queste porzioni di cervello che controllano il movimento funzionavano, scaricavano mentre la scimmia si muoveva. Per caso hanno scoperto che le stesse aree che uno si aspetta, siccome sono connesse direttamente ai muscoli, funzionino esclusivamente per far muovere i muscoli, quelle stesse aree scaricavano, erano attive quando la scimmia stava ferma, ma osservava gli stessi movimenti eseguiti da un'altra scimmia. Questa è un'osservazione incredibile, è un'osservazione realissima, più che reale, che avrebbe dovuto aprire un mondo sull'idea che noi abbiamo del movimento. Invece la cosa più semplice, qual è? È applicare un metodo un po' induttivista, diciamo così, e pensare che, beh, se è vero, se è successo questo, è perché la scimmia, osservando l'altra scimmia, sta riproducendo nella sua testa il movimento dell'altra scimmia per capirlo. Dico una cosa stupida, ma qualcuno ha chiesto alla scimmia se ha capito qualcosa? Questo non è successo. Questa non è una critica che faccio soltanto io, è una critica, insomma, che ha grosse strutture neuroscientifiche. La cosa che forse ci dovremmo chiedere, ma non è che il movimento non si esaurisce soltanto nei suoi aspetti cinematici, velocità, posizione dell'arto, ma forse c'è qualcos'altro. Forse, per esempio, ha un senso il fatto che quando noi registriamo l'elettroencefalogramma, che dicevo prima, anche sulle porzioni di corteccia sensoriale, per esempio quella uditiva, noi scopriamo che il ritmo prevalente, quel ritmo che dava il segno della previsione di quello che succede all'esterno di me, quel ritmo viene impostato dal sistema di controllo del movimento. Cioè non è che forse il movimento, al di là degli aspetti cinematici, ha qualche cosa in comune con la percezione? E non è che forse, siccome è ritmica la percezione, cioè l'idea che io mi faccio del mondo, quel ritmo qualcosa ha a che fare col movimento, visto che è proprio il sistema di controllo del movimento che imposta quel ritmo sulle cortecce sensoriali? E in tutto ciò rientra l'ultima parte, insomma, del libro, che parla del mestiere del direttore d'orchestra. Appunto, abbiamo detto tempo, abbiamo detto ritmo, abbiamo detto movimento, quindi arriviamo alla musica. Cosa fa un direttore d'orchestra? Te la faccio a te questa domanda. Che cosa fa, secondo te, un direttore d'orchestra? Ah, devo rispondere?
sono io che faccio le domande. Questo. Vabbè, però molto rapidamente, cosa pensi che faccia? Proprio la prima cosa che ti viene in mente, cosa fa? Beh, direi che innanzitutto dà il tempo agli orchestrali, gli fa entrare al momento giusto e con il tempo giusto. Esatto, questo lo fa anche la corteccia motoria sulle aree sensoriali, per esempio, l'abbiamo appena detto, abbiamo detto male, di fretta, però mi libro e aspetto meglio. Lo fa la corteccia motoria, fa la stessa cosa, dà il tempo a tutto il resto del cervello. Ricordiamoci che il ritmo prevalente che noi registriamo su tutto il mantello corticale, su tutto lo scalpo, è impostato, almeno nella veglia ad occhi aperti, dal sistema di controllo del movimento. Quindi c'è un'analogia fra il controllo del movimento e quello che fa il direttore d'orchestra all'orchestra. La cosa più affascinante, oltre a questa, che è una cosa che poi io ho faticato molto a spiegare, anche perché rimaneva, e questo lo dico nel libro, per me in un livello di consapevolezza non dichiarativa, cioè implicita. Io lo sapevo, lo sentivo quello che fa il direttore d'orchestra realmente. Fa tante cose, ma insomma questa cosa qui io la percepivo intuitivamente, ma non la sapevo spiegare. Ecco, diciamo che rivoluzionando l'idea della percezione sensoriale, come abbiamo provato a fare in questi pochi minuti, mettendoci dentro il tempo e il movimento, forse una certa risposta la riusciamo a dare. E cioè, la cosa affascinante è che, oltre a dare il tempo, il direttore d'orchestra, quando dirige, trasmette il carattere del suono agli strumentisti. Mentre il tempo è codificato, quattro quarti, tre quarti, i gesti sono quelli, sono sempre gli stessi, uno non li può fare più o meno bene, più o meno belli, ma insomma sono quelli, altro è il discorso che riguarda i gesti che trasmettono il carattere del suono, cioè come voglio che questo violino suoni. Lo voglio far suonare più dolce, più aggressivo, più teso. Ecco, tutto questo il direttore lo riesce a trasmettere attraverso un movimento, ma quel movimento nessuno lo ha insegnato al direttore e non lo hanno insegnato neanche ai professori d'orchestra. Quel movimento si sente. Voglio dire che la caratteristica che c'è in comune fra il suono del violino teso e questo movimento del braccio che il direttore fa è una caratteristica in comune molto intima che nessuno si spiega a vicenda, ma che tutti intuiscono. Questo voglio dire che quello che fa il direttore d'orchestra, con questo voglio dire che quello che fa il direttore d'orchestra è veramente quello che fa la corteccia motoria e il cervello sulle percezioni. Cioè, dare un senso allo stimolo percettivo attraverso il movimento, ma non semplicemente il movimento fisico, ma anche tutto ciò che di implicito c'è nel controllo del movimento. Non so se mi sono spiegato, ma è un argomento molto, molto difficile, quindi dirlo così rapidamente e cercare di essere chiari non è facile. C'è un libro apposta, secondo me. No, io vorrei, siccome ci mancano pochi minuti, vorrei concludere con una domanda in apparenza più anecdotica, ma mica tanto. Perché noi percepiamo certe musiche come tristi, altre musiche come allegre e così? Ecco, questo anche qui ci sarebbe da parlare a lungo. Diciamo, la faccio molto breve. La percezione è, appunto, il miglior compromesso fra la mia aspettativa e quello che, diciamo così, succede realmente al di fuori di me. Quindi nell'ambito del processo percettivo ci sono domande e ci sono risposte. Ci sono aspettative che possono essere confermate o disattese. Il punto, che poi è un punto centrale nel libro, è il fatto che, e questo io non l'ho detto in realtà finora, è la comunanza che c'è fra l'andamento fisico della musica e quello che noi registriamo all'elettroencefalogramma. Cioè quell'onda complessa di cui abbiamo parlato inizialmente, che caratterizza i suoni complessi, quindi la musica, è la stessa onda che noi registriamo sul cervello quando facciamo un elettroencefalogramma. Chiaramente sono onde diverse, quelle sono onde elettriche, le altre sono onde meccaniche, anche a frequenze diverse, ma non importa questo. Importa il fatto che la struttura della musica, la struttura fisica della musica e la struttura fisica del nostro cervello obbediscono alle stesse regole. Cioè le onde fra di loro si influenzano allo stesso modo, sia nel cervello, sia all'interno delle strutture musicali. Quando noi compiamo quel famoso atto creativo del dare il nome a una nota, stiamo semplicemente percependo una struttura fisica che ha la stessa struttura fisica del cervello. E questo ci permette di
trovare una coerenza all'interno del suono che si trasforma all'interno del sistema percettivo nel nome della nota. Se non trovassimo quella coerenza, noi sentiremmo soltanto 1000 campanelli tutti insieme, non riusciremmo mai a dare un nome univoco alla nota. Cerco di farla breve, ma non è facile rispondere a questa domanda in così breve tempo. Tutte le onde che costituiscono la nota musicale, ce n'è una che è la più importante di tutte, che è quella che vibra a frequenza più grave, più bassa, che si chiama fondamentale. La fondamentale è quella che alla fine noi percepiamo quando percepiamo la nota. Cioè, se io suono il La, ricevo una moltitudine di oscillazioni, ma riesco a dire che quello è un La, lo riesco a dire perché riesco a trovare un minimo comune denominatore di tutte queste oscillazioni che corrisponde proprio alla frequenza fondamentale. Questo succede con la singola nota. Ora ti faccio un'altra domanda. Se io ti suono una nota, te la risuono, riesci a dirmi se questa nota è triste oppure allegra? Oppure no? Oppure un suono neutro, che magari ti può piacere per il timbro, eccetera, però contenuto emotivo ne ha? No. Però le note, tra di loro le metto in relazione. Per esempio faccio questo. Questa struttura qui ce l'ha un contenuto emotivo? Sì. Ah, Come la definiresti? non triste. Non triste, No. brillante, allegra, abbastanza Abbastanza brillante. brillante, abbastanza compiuta comunque, serena, Sì. rassicurante in un certo modo, no? Perché rassicurante? Perché quando io suono questo accordo, accordo significa relazione fra le note. La differenza fra la nota che ti ho fatto sentire, dove tu non trovavi il contenuto emotivo, e questa struttura musicale qua, è che qui le note sono tante, suonate tutte insieme. Quindi i suoni entrano in relazione. Quando i suoni entrano in relazione, si formano, proprio perché si scontrano queste onde, altri suoni che non vengono emessi dalla sorgente, ma che noi in realtà percepiamo. Nel caso di un accordo, tutti i suoni, o almeno i principali suoni che si generano, sono ripetizioni al basso, quindi più gravi, della nota fondamentale su cui si fonda l'accordo. Cioè, stavo suonando il La maggiore, se io suono il La, ho una frequenza fondamentale che mi dà il nome alla nota. Se io suono il La maggiore, ho la creazione di tanti suoni più gravi, fondamentali, bassi fondamentali si chiamano, che ripetono la stessa frequenza. Quello che voglio dire è che nell'accordo noi siamo più sicuri di quello che percepiamo. Perché? Perché mentre nella nota, sì, riusciamo a trovare la frequenza fondamentale, riusciamo a trovare il minimo comune denominatore, emerge quel contenuto percettivo che è il miglior compromesso fra quello che io mi aspetto e l'orecchio che viene investito dalle centinaia di onde, però non siamo poi del tutto così sicuri di quello che percepiamo. Se io però suono un insieme di note e tutte queste note insieme formano una frequenza che è la stessa della nota su cui si costruisce l'intero accordo, beh, io allora qua non ho molti dubbi su quello che sto ascoltando. Le mie aspettative sono del tutto confermate. Io posso rassicurarmi, posso essere sicuro di sopravvivere, perché alla fine la percezione a quello serve. Io ti ringrazio molto perché è stata una mezz'ora molto piacevole, molto istruttiva e mi sembra anche che sia stato uno straordinario invito a leggere il libro che hai scritto Me lo e auguro. anche, devo dire, a invitarti a scriverne un altro. Come Guarda. sai, questi incontri si concludono bevendo il bicchiere della stappa, spero che tu sia preparato. Preparatissimo. In realtà io, siccome non ho cenato, volevo bere inizialmente una cosa fatta apposta per il bicchiere della staffa, un bel superalcolico, un cognac, però in realtà ho stomaco vuoto. No, quindi ripiego su un prosecco. Si vede, sì. Sì. Prosecco vinificato naturale, glera, sui lieviti, insomma, un vino veramente buonissimo. Tu cosa bevi invece? No, io in realtà bevo una grappa. Perfetto. Salute. Bene, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, assolutamente. Presto. Salute.